Buongiorno mondo, oggi siamo a Sospirolo, vicino a Sospirolo, in località Susin. Qui c'è la Lucrezia che si mette le scarpe, che vi saluta molto volentieri. Oggi non vedeva l'ora di fare questa passeggiata, vero amore? Sì. No, siamo in pieno trasloco e l'ho costretta a venire a fare una camminata di mezza giornata. Sì. Siamo arrivati qui lungo la strada asfaltata, da lì inizierà un tratto bianco, poi non so se ritorni a essere asfaltata, comunque non lo scopriremo fra poco. La strada che arriva fino a qui è abbastanza ripida, è una strada di montagna, è anche abbastanza stretta, quindi se non si è sicuri nella guida di montagna, si può parcheggiare anche giù a Susin, vicino alla fontanella, dove c'è un piccolo parcheggio, che potrà tenere quanto? 5-6 macchine? Sì, non è tanto grande, ma comunque c'è una possibilità di parcheggiare anche prima di fare la salita. Da giù fino a su sono 2 ore, mentre da qui dovrebbe essere 1 ora e mezza, perché come si vede qui a Sospirolo ci sono un sacco di sentieri che valgono la pena di essere visitati. E in cartografia tabacco, che sono le carte che uso io sempre, e questi qua sono segnati per la maggior parte come tracce, ed è un peccato perché magari la gente così li evita. Noi oggi partiremo da circa qui e andremo su al Monte Sperone. Il Monte Sperone dovrebbe essere proprio un bel posticino, ma lo scopriremo fra poco. Ci saremo staccati, se tanto, dal parcheggio, penso 2 minuti, e troviamo subito l'ultima fontanella d'acqua disponibile accanto a una panchina. Qui siamo ancora su strada cementata e dovrebbe essere l'ultimo punto dove trovare acqua in questa escursione. Noi saliamo su al Monte Sperone, che è lì dove c'è quella croce scintillante, seguendo il sentiero blu, questo qua. Sarebbe possibile fare un anello molto figo tornando anche per la costa per Amula, se l'ho letto correttamente. Però è un po' più lungo come percorso, sono circa 4 ore e mezzo, e quindi magari un'altra volta. Abbiamo seguito il sentiero fino a questo parcheggio qua a quota 800 metri, ci stanno circa 7-8 macchine, ora seguiamo le indicazioni e dovrebbe iniziare la traccia in bosco che ci porta a guadagnare la maggior parte del dislivello. Segnaletica fantastica, sentieri molto ben battuti, davvero un bel posticino, un po' caldo in bosco. Il sentiero è bello ripido, eh? Tutto in verde, all'ombra per quello, ma siamo al sole, com'è amore? Siamo a Col delle Cavalle, abbiamo fatto una piccola deviazione mistica verso Col del Dof prima, ma poi ci siamo ricreduti. Torniamo sul sentiero principale che va al Monte Sperone, vero amore? Seguendo i cartelli. Sì, seguendo i cartelli, no? Perché mi era venuta un'idea mistica di fare la cresta, però poi ci siamo accorti che erano 70 metri in più e poi forse non era il caso, diciamo. È discretamente caldo, ma almeno siamo in forcella e tira un po' d'aria. Vero amore? Si intravede un pochino di Lago del Mis, ma sicuramente là sopra sarà tutta un'altra storia. Questo è l'ultimo pezzo di salita. Sotto al sole, in cresta, almeno c'è un po' d'aria. Erba un filino alta, quindi occhio alle zecche. Bellissima la vista, cioè appena metti il naso fuori dal bosco, che succede solamente da lì, ti
si apre una vista favolosa. Gli strati qui sono un filino verticali. Bellissimo. Ecco lì la croce. Amore, visto la croce? Sì. Sei entusiasta? Sentiero ripido, molto ripido. L'ultima parte però è bellissima, sei sulla cresta, aerea, bellissima. Un bel sentiero. L'erba qui è un po' alta. Quindi occhio alle zecche, mi raccomando, pantaloni lunghi. Siamo arrivati in cima al Monte Sperone. C'è una vista fantastica da qui. Abbiamo il Pizzocco un po' nascosto da qualche nuvoletta, il Fornell. Da lì si vedono anche i ruderi di Capanna Cimia, là. Là dietro abbiamo i Piani Eterni, si vede Col d'Orin da qui. Direi tutti i Monti del Sole e qua sotto c'è il Lago del Miss. Molto molto bello. Lì abbiamo la schiara, ancora dobbiamo mostrarvela, e il serva. Facciamo un sondaggio ai nostri amici. Vai. Preferite video un po' più lunghi, come gli ultimi che sono usciti, o un po' più corti? Fatecelo sapere. Per un po' più corti intendiamo sui 10 minuti. È una zona davvero molto interessante, l'acqua ha creato dei paesaggi davvero molto belli. Lì abbiamo i Cadini del Brenton, le cascate della Sofia di qui e qua sotto abbiamo la Val Falcina, delle zone molto molto belle, tutte quante scolpite dall'acqua. Il Lago del Miss è un lago comunque artificiale, è stato creato per lo scopo, come molti altri laghi alpini in zona, di creare corrente idroelettrica. Questo video finisce qua. E ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao. Ciao. Ho dimenticato di dirvi una cosa molto importante. Lungo tutto il tracciato c'è un'ottima copertura telefonica.